Le motivazioni di questa conferenza stampa sono gran parte nei documenti, nel comunicato, nella lettera che abbiamo fatto e distribuito. Terrei a sottolineare innanzitutto una cosa. In tanti anni e anche in quest'ultimo periodo così difficile e duro per noi, prima e dopo l'attentato del 4 marzo, è la prima volta che i lavoratori, la fondazione tutta, la fondazione in quanto istituzione l'ha già fatto, ma che i lavoratori anche decidono di convocare una conferenza stampa. Questo perché onestamente ci sembra che la straordinarietà e la gravità della situazione in cui ci troviamo richieda misure e azioni straordinarie. Come sapete, noi il 4 marzo siamo stati vittime di un attentato, un incendio doloso, su cui ancora non è stata fatta chiarezza, su cui noi chiediamo che venga fatta chiarezza di questo. Le lavoratrici, i lavoratori e credo tutta la fondazione sono pronti, appena sarà giuridicamente possibile, costituirsi parte civile contro coloro che hanno effettuato questo attentato. E però questa situazione ha fatto sì, a dispetto di quanto viene poi raccontato in malo modo, purtroppo ci dispiace dirlo, anche da parte di alcuni esponenti della stampa, soprattutto locale, ci mette in una situazione di grave, gravissima difficoltà. Noi abbiamo perso un pezzo del nostro lavoro importante in un momento in cui, a causa, così come spieghiamo nella lettera che vi abbiamo distribuito, a causa dei ritardi, dei pagamenti della pubblica amministrazione, degli enti di governo nei confronti della fondazione, le lavoratrici e i lavoratori versavano già in condizioni di grave difficoltà materiale e economica, con stipendi in ritardo, arretrati. Oggi abbiamo circa 12 stipendi da percepire e questo atto non ha fatto altro che, diciamo, ovviamente aggravare una situazione già così complicata. A fronte di questo atto noi non ci siamo fermati. Dal giorno dopo abbiamo continuato le nostre attività, come diciamo ci siamo rimboccati le maniche e tra mille difficoltà, mille incertezze anche, anche problemi di ordine materiale e psicologico, come potrete immaginare, siamo riusciti a riaprire parte, diciamo, delle attività su questo lato, a far tornare qui le scuole, ad avere mondo della cultura, della scienza, la società civile al nostro fianco, nazionale e internazionale, e anche le istituzioni nazionali e locali, che abbiamo a più riprese incontrato in tutti questi mesi. Tutti ci hanno mostrato grande solidarietà e grande affetto, stima, come lavoratori, come istituzione. L'unica cosa che non siamo riusciti a fare, devo dire, è sbloccare quanto ci è dovuto dal punto di vista economico dei contributi e dei debiti, perché si chiamano così, diciamo, in questo paese, debiti che gli enti di governo hanno nei nostri confronti. Nostri intendo la Fondazione IGIS, Città della Scienza e i suoi lavoratori, perché è ovvio che se Città della Scienza non ha quanto deve per lavori fatti, perché anche qui, attenzione, parliamo, l'abbiamo anche già scritto, ma vale la pena ripeterlo, sostanzialmente in questo momento la partita più urgente è di circa 3 milioni e riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 1,5 milioni riguarda il contributo per l'accordo di programma del 2008, fatevi voi i conti, perché già questo, diciamo, è
indicativo ed è, perdonateci, è vergognoso. È vergognoso, io mi permetto di dire, perché parliamo di ritardi che non hanno più nulla a che vedere neanche con le normali lentezze burocratiche di questo paese. E poi circa 1.600.000 sulla legge 6/2000, e anche qui questi sono denari, questi della legge 6/2000, che non spettano solo alla, non riguardano solo Città della Scienza e la Fondazione IVIS. Qui c'è il punto di contatto della nostra situazione con una situazione più generale di scelte strategiche che si vogliono fare per questo paese in questo momento. La legge 6/2000 è un provvedimento che riguarda centri di ricerca e di interesse scientifico e culturale che, come noi, aspettano i contributi di attività già rendicontate, già effettuate, con i quali poter continuare a svolgere la propria vita, la propria, le proprie iniziative. E proprio di stamattina, l'ho vista poco fa e forse vi è stata anche distribuita, la lettera del professor Galli del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, che diciamo coordina in qualche modo quel cartello, quel network di istituzioni culturali e scientifiche che appunto fanno riferimento alla 6/2000, che dice, rivolta al ministro Carrozza, che dice fondamentalmente quello che stiamo dicendo noi, cioè dice: caro ministro, il 27 di questo mese, il 27 maggio, scadono i termini di pagamento della legge 6/2000, ci dovete pagare, ci dovete dare quello che ci spetta. Perché anche qua io, a fronte di quello che molto spesso si legge sui giornali, si sente, talvolta perché ci si conosce poco, devo dire, perché io mi rendo conto che un'istituzione così importante come la Fondazione IVIS, come Città della Scienza, una ribalta nazionale, internazionale, vedete spesso il professor Silvestrini, il nostro consigliere delegato, il nostro direttore generale, il management, probabilmente vedete e ascoltate meno spesso noi, che diciamo siamo un pezzo, riteniamo immodestamente altrettanto importante di questa storia, che è una storia diciamo che viene da lontano, che ha superato mille difficoltà e che oggi è a un punto di svolta, perché sui bisogni materiali dei lavoratori e delle lavoratrici, che mi dovete credere, ci dovete credere, non ce la fanno più, perché stare in una condizione di tale caducità economica, di tale incertezza rispetto al futuro, e continuare ostinatamente a tenere aperta questa struttura, questa realtà, andare avanti, costa in termini di fatica fisica, materiale, ma anche psicologica. Anche psicologica. Ed una cosa accomuna a tutti, pure nelle distinzioni che sono ovvie e normali in tutte le comunità, in tutti i consessi umani, soprattutto in situazioni difficili come quella che noi stiamo vivendo, noi non chiudiamo. Noi facciamo di tutto per non chiudere. Noi esigiamo però, e questo è fondamentale, che ci venga dato quello che ci è dovuto. Quello che ci è dovuto. E soprattutto, e questo è il nostro modo di rispondere anche ad alcuni titoli che francamente devo dire anche stamane io ho visto e che devo dire non nulla tolgono e nulla mettono rispetto alla vicenda giudiziaria, sinceramente, e alla storia delle indagini, che però sono un po' antipatici, perché leggere di un blitz all'interno di Città della Scienza, boh, blitz la guardia, nel mirino della Guardia di Finanza, allora noi siamo stati qui ieri a lavorare, per esempio, blitz non ne abbiamo visti, un blitz immagino le sirene spiegate, cose un po' americane, le pistole alla mano, si lascia intendere che questi faldoni siano stati presi ieri, quasi a viva forza. Questi faldoni sono stati pigliati un mese fa,
Un mese fa sono entrati da dove è stata trasferita l'amministrazione, li abbiamo visti, sono usciti con i faldoni alla mano, giustamente, legittimamente. Servirà a fare chiarezza e ne siamo felici, ma questo è, cioè non c'è stato nessun brico, non sono arrivati le teste di buio qua, insomma, perché se no ci raccontiamo cose che avevano visto via. Quindi noi, e chiudo, lunedì 27 marzo, tiro su, che da quel marzo doveva essere, insomma, saremo a Roma, speriamo, con i nostri amici, i nostri colleghi, con gli altri centri di cultura nazionali, romani, napoletani, saremo a Roma per chiedere però non altro tempo, la solita promessa formale o ufficiosa. Noi vogliamo avere la certezza, l'atto concreto di avere la possibilità che i nostri problemi materiali e quelli della struttura possano finalmente cominciare a risolversi e, diciamo, per avere un nuovo impulso. Ora noi sappiamo, perché ciascuno sta facendo il suo, non siamo così ingenui, ci sono contatti, ci sono, come è giusto che sia, interlocuzioni col Ministero, ci dicono che sono interlocuzioni anche positive, ci viene detto che il 9 maggio è stato firmato l'atto di trasferimento delle risorse necessarie dal Ministero dell'Economia al Ministero, al MIUR. Va tutto bene. Io, perdonate la cosa un po' personale, però ho una lunga storia in questo posto, come tanti, come molti. Non siamo più al tempo in cui ci basta il gentlemanagement. Con buona pace, con grande stima del ministro Carrozza, di tutte le istituzioni, a noi serve una carta scritta vera, che pesi. Noi non ci divertiamo ad andare a Roma. Cioè, io personalmente, credo anche i miei colleghi, i miei compagni, non hanno alcuna una vita, hanno già dei problemi, ripetiamo, non è la gita, se ci costringono ad andare a Roma è perché noi vogliamo una risposta concreta, e continueremo a Roma, Napoli, ovunque, fin quando non avremo risposte concrete. Questo è un paese che già ha troppa disperazione, non vorremmo aggiungere anche la nostra, sinceramente. E noi abbiamo già tempi, diciamo così, sospetti da un certo punto di vista, perché appunto, come ricordava Alfonso, si tratta di un finanziamento del 2008 incontrato alla vigilia dell'inaugurazione della nostra maggiore manifestazione, che fu Futuro Remoto. A ottobre scorso il ministro Profumo, ministro del precedente governo Monti, e già in quell'occasione, in un incontro, diciamo, privato di Salì, ci aveva posto delle sue garanzie, ci aveva promesso addirittura all'epoca un precipe, perché questo iter prevedeva appunto un passaggio per il cipe e il possibile sblocco di una parte di questi fondi. E noi già all'epoca leggemmo, diciamo, fra le righe delle sue parole, che se l'iter doveva rispettare i termini di legge, si sarebbe arrivati ad aprile. In realtà siamo andati addirittura oltre. A questo si aggiunga poi un'ulteriore promessa strappata, diciamo così, allo stesso ministro in occasione della sua visita qui nuovamente a Città della Scienza dopo il rogo. In occasione della visita appunto del ministro insieme al presidente Grasso. In quell'occasione ci furono dati 10 giorni abbastanza generici, che parlavano di uno sblocco di un'erogazione, ma non si sapeva bene a cosa servissero, perché poi di fatto non hanno prodotto alcunché. Quello che voglio dire è che in tutto questo, diciamo, non c'è il rispetto soprattutto per i sacrifici che noi come lavoratori abbiamo affrontato, non solo per la mancanza, diciamo, di questi contributi che hanno prodotto
il ritardo di tutte queste, o comunque la mancata erogazione di tutte queste aspettanze, ma anche i sacrifici che abbiamo fatto in termini economici. Cioè, sebbene noi avessimo avuto gli stipendi, noi abbiamo rinunciato in 22 occasioni, in una prima 10% della retribuzione per ben un anno e mezzo, con un accordo che scade a giugno prossimo, e in un'altra volta al congelamento di 4 retribuzioni del 2011. Allora, se non si ha rispetto di questo, credo che non si abbia più rispetto di nulla, perché non c'è coscienza del sacrificio che stiamo facendo fino in fondo. Probabilmente ci è nociuto anche lo sventolare di tutte queste cifre esorbitanti che riguardavano la ricostruzione, ma che di fatto anche lì si parla appunto di cifre teoriche, perché che io sappia l'unica cifra stanziata ma non ancora sbloccata sono i 5 milioni del CIPE che riguardano la bonifica, che ad oggi ancora non c'è, perché non c'è ancora il dissequestro dell'area. Allora, questo secondo me, appunto, la stampa nel divulgare tutto quello che si diceva e tutto quello che poi hanno detto nei fatti anche Caldoro, quando è venuto qui, lo stesso ministro Profumo nuovamente pochi giorni o il giorno successivo a Roma, proprio in questa stanza, si facevano i conti e si parlava dei milioni come se fossero noccioline. Allora, io voglio rassicurare tutti, di quei milioni noi non abbiamo nemmeno le noccioline. Quindi, se qualcuno pensa che noi stiamo facendo paperopoli qua, si può venire a passare una giornata con noi prima di venire al lavoro, quindi a casa nostra, e anche dopo, per chi ancora ci può arrivare al lavoro, perché ci sono quelli che manco più quello possono fare e che sono in gravissima difficoltà dal punto di vista, diciamo, materiale. A questo si aggiunga poi il paracadute, che fortunatamente ci è stato garantito, che è la cassa integrazione in deroga, ma che ci garantisce, come sapete, per la peculiarità dello strumento, soltanto a termine, cioè fino a dicembre, e di questi giorni la rassicurazione che ci sarà il finanziamento della misura, perché prima di qualche settimana fa noi non avevamo nemmeno la garanzia di prendere questi soldi e che comunque non ci sarebbe stata la copertura fino a dicembre. Noi sicuramente andremo oltre dicembre, perché o si riuscirà a terminare Corporia, che fra l'altro io vedo fermo, non so se qualcun altro si accorge che stanno lavorando, ma io vedo qualche volta qualcuno che sposta delle cose nell'area di cantiere, ma di fatto il cantiere è fermo. E quello dovrebbe servire a in qualche modo riassorbire una parte del lavoro di tutti noi, che appunto in questo momento siamo in cassa integrazione, e anche una parte dei colleghi che in questo momento sono in fitto di lavoro d'azienda. Poi ci dovrà essere la ricostruzione, ma se già un'opera edile del genere, che di fatto è già in piedi, quindi se vi servirebbe terminarla e poi trovare, diciamo, gli strumenti per portarla a termine e completare questo pezzo, appunto, per avere un'area espositiva che è sicuramente non pari a quella che è stata distrutta, ma che ci darebbe forte respiro. Se già questo non si muove, io temo che si stia andando verso la, come si dice, l'utilizzo della misura assistenziale finché c'è, perché io non vedo oltre, diciamo, al parterre di istituzioni che vengono qui a fare la passerella, poi di fatto, concretamente, non c'è attenzione né per i lavoratori, che appunto sono la strumento fondante, perché senza lavoratori qua questo posto sarebbe già chiuso da tempo, né riguardo alla garanzia, tra virgolette, di avere effettivamente un futuro accettato dalla scienza. Perché se io devo sperare di poter tornare al lavoro
quando il museo nuovo sarà rifatto, e io la vedo veramente dura, proprio per le cose che dicevo. Io credo che appunto noi abbiamo deciso di lanciare questa mobilitazione perché il nostro livello di sostenibilità è arrivato al limite. Oltre diciamo le promesse che sono state fatte, non promesse, ma proprio perché non ce la facciamo più a lavorare in queste condizioni. E quindi per questo voglio dire, crediamo che il punto di partenza sia di recuperare semplicemente le cose che apparentemente per le quali diciamo non ci sono più intoppi burocratici, politici, istituzionali o qualsiasi altri. Che sono queste due poste diciamo del MIUR, una che è il contributo 2008 e la seconda che è la legge 6/2000 per l'annualità 2012. Questo secondo me è il primo diciamo passo per poter ripartire, per poter ricominciare, perché veramente appunto siamo arrivati al limite. Quindi noi ci appelliamo proprio a queste due cose, per questa ragione abbiamo scelto di andare al MIUR a Roma a fare questa manifestazione, perché è l'ente diciamo verso il quale noi dobbiamo avere queste due poste di cui non capiamo perché non siamo stati pagati ad oggi e non possiamo più aspettare. Questo è diciamo quello che volevo precisare, perché anche diciamo la ragione per la quale abbiamo lanciato questo comunicato, abbiamo lanciato questa manifestazione. Quindi da lunedì praticamente saremo a Trastevere davanti al MIUR per manifestare e per aspettare che vengano erogati questi soldi. Lo faremo cercando di attivarci diciamo, attraverso anche una manifestazione di piazza e attraverso le forme e le modalità diciamo, che caratterizzano diciamo, Città della Scienza, quindi portando degli esperimenti, spiegando diciamo, alle persone quello che facciamo qui a Città della Scienza, ma anche cercando di raccogliere attorno a noi il mondo della cultura, della politica, la comunità scientifica a Napoli e a Roma, per lanciare questa mobilitazione, anche perché come appunto abbiamo letto dalla lettera del direttore del Museo di Milano, la 6/2000 non è solo il contributo alla Fondazione MIS, è il contributo sulla comunicazione scientifica a tutti i centri che in Italia fanno comunicazione scientifica.